Grazie Presidente. In realtà io vorrei estendere, anche se insomma, diciamo da regolamento non è previsto, il mio intervento anche sui precedenti, quando sono stati proposti emendamenti su può e sul deve. Allora, ci ho messo un po' perché vedevo così convinte le consigliere del PD insomma, a presentare questi emendamenti che ho avuto un po' di difficoltà a capire quello che in effetti stavo leggendo. Allora, noi stiamo parlando della relazione tecnica con questo emendamento, il numero 91, alla pagina 18, come anche un altro precedente emendamento. Ebbene, in queste pagine non è altro che riportata la scheda tecnica della società di cui stiamo, della partecipata di cui stiamo parlando. La scheda tecnica riporta la fotografia ad oggi di quello che è la società. Nella scheda tecnica è riportato l'oggetto sociale. L'oggetto sociale, ad esempio, di AMA è l'articolo 5 dello statuto, dove ci stanno diverse alinee, imparate a capire cosa vuol dire alinea, dove ci sono verbi al presente e dove ci sono anche i può o, si svolge, o, potrebbe, o può svolgere o potrà. È previsto dallo statuto. C'è un articolo, questi signori hanno sprecato tutta questa carta e questo tempo per voler portare delle modifiche allo statuto di AMA, cioè non hanno capito che è una scheda tecnica che è la fotografia dell'esistente e chiedono oggi in questo consiglio di portare delle modifiche all'oggetto sociale dello statuto di AMA, cioè non hanno capito cosa hanno letto. Grazie.